Ciao a tutti. Le elezioni più importanti nella storia dell'Unione Europea si avvicinano inesorabilmente. Per molti aspetti si tratterà di una vera e propria resa dei conti tra le forze europeiste e le forze sovraniste. Parleremo di questo in questa nuova puntata della nostra rubrica di approfondimento settimanale. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7+. Manca esattamente un mese alle elezioni europee, che in Italia si svolgeranno il 26 di maggio e che potrebbero essere un colpo durissimo per l'istituzione dell'Unione Europea, perché continua nelle urne quell'ondata di rivolta, di protesta dei popoli occidentali e in particolare dei popoli europei contro il modello economico, politico, istituzionale che ci è stato imposto e complice anche il ritardo nel processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione, quindi nella Brexit, i risultati del voto europeo potrebbero costituire una prima fase di disgregazione del processo di unificazione del vecchio continente. Partiamo proprio dalla Gran Bretagna, dove, salvo intese dell'ultima ora, salvo appunto sorprese impreviste, per il 26 di maggio si voterà per le elezioni europee, quindi la Gran Bretagna non uscirà subito dall'Unione Europea e parteciperà non soltanto al voto, ma manderà dei suoi deputati al Parlamento di Bruxelles e di Strasburgo e che quindi voteranno la fiducia al prossimo governo, per così dire, europeo. E iniziano le sorprese perché, secondo i sondaggi, in Gran Bretagna il partito anti-europeo, il partito della Brexit, capitanato da Nigel Farage, è al primo posto nei sondaggi, con il 27% dei voti, sopra i laburisti che hanno il 22% e sopra i conservatori che scontano i ritardi e le incertezze nella Brexit e scendono fino al 15%. Questo vuol dire che la Gran Bretagna, salvo sorprese, manderà un nutrito gruppo di parlamentari contrari all'UE all'interno del Parlamento europeo. Ma questo dimostra anche come quella descrizione dell'Inghilterra, del Regno Unito come un paese che si era pentito, che stava scontando gli effetti devastanti del voto per l'uscita dall'Unione Europea, sia in realtà una favola, pura immaginazione, esattamente come è accaduto per esempio in America con Trump. Prima delle elezioni di Trump si paventavano le piaghe bibliche nel caso avesse vinto la corsa alla presidenza Donald Trump e invece dopo l'elezione dello stesso non solo l'economia americana non è crollata, non soltanto i mercati non hanno scatenato il panico, la borsa non è finita sotto zero, ma anzi l'economia va alla grande. Anche in Inghilterra sembrano passarsela decisamente bene nonostante il risultato del voto e questo è qualcosa che possiamo anche ricavare dal fatto che continua, secondo i sondaggi, ad essere il partito anti-europeo quello più votato e quindi evidentemente gli inglesi non si sono affatto pentiti della loro scelta di tornare a una piena sovranità nazionale e di uscire dall'Unione Europea. Addirittura la disoccupazione è scesa e la borsa sta andando molto bene, quindi le bugie della propaganda sul fatto che anche soltanto il voto contro la permanenza all'interno dell'Unione Europea avrebbe scatenato dei disastri, si stanno sciogliendo come la neve al sole. E da Londra a Parigi il vento non cambia. In Francia, infatti, non accennano a smettere né a diminuire le proteste dei gilet gialli che contestano in toto la politica di Emmanuel Macron. E secondo i sondaggi, già uscito proprio in questi giorni un sondaggio shock secondo il quale il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, sarebbe il primo partito con il 24%, due punti sopra al partito di Macron che si fermerebbe al 22%. Se questo sondaggio sarà confermato, cioè se alle urne
Questi saranno i numeri delle elezioni europee in Francia. Sarebbe uno schiaffo clamoroso, un colpo durissimo per le forze europeiste, perché Macron, l'enfant prodige della politica francese, rappresenta in maniera plastica proprio l'unione tra la finanza internazionale globale. Lui è un uomo Rothschild, ha lavorato, si è formato ed è cresciuto all'interno delle banche Rothschild, le istituzioni europee, quindi le tecnoburocrazie non elette di Bruxelles e il potere mediatico globale. Infatti è stato incensato, è stato preso a modello, a esempio, da tutta la stampa del vecchio continente come la speranza della nuova Europa moderna e democratica. Se fosse battuto da Marine Le Pen, che invece è la madre di tutte le forze sovraniste europee, questo sarebbe un risultato clamoroso che farebbe vacillare drammaticamente le fondamenta stessa dell'Unione Europea e certificherebbe il fallimento di quell'unione tra la finanza internazionale con tutti i suoi strumenti, con tutto il potere economico, le agenzie di rating, i fondi di investimento e la capacità di questi soggetti di attaccare e condizionare le elezioni, le tecnocrazie europee che hanno appoggiato in ogni modo Macron consentendogli qualsiasi cosa pur di portare voti al suo partito e la stampa di tutto il vecchio continente che lo appoggia e ne tesse le lodi in maniera vergognosa. Se fossero tutti questi soggetti sconfitti da Marine Le Pen, questo dimostrerebbe che non c'è, nessuno crede più a quel racconto, a quella descrizione della realtà che è alla base stessa, che è la fondamenta stessa dell'Unione Europea. Ricordiamo poi che la Francia è il paese più importante dal punto di vista diplomatico, militare, di politica internazionale dell'Unione Europea e dal punto di vista economico è seconda soltanto alla Germania. La vittoria di un partito fortemente sovranista ed euroscettico in Francia avrebbe quindi un effetto tsunami devastante anche sugli altri paesi europei. E veniamo all'Italia, che è un altro grande paese fondatore come la Francia dell'Unione dei paesi del vecchio continente, dove già adesso c'è un governo fortemente euroscettico che, secondo i sondaggi, dovrebbe ottenere una vasta maggioranza. I due partiti che compongono il governo dovrebbero ottenere una vasta maggioranza alle prossime elezioni. Secondo la maggior parte degli istituti di sondaggi, la Lega è saldamente il primo partito, ampiamente sopra il 30%, 31, 32, 34 a seconda dell'istituto, mentre il Movimento 5 Stelle è al secondo posto con stime che variano intorno al 22, 24, 26%. Il Partito Democratico, cioè il partito europeista, è invece al terzo posto intorno al 20%. Anche se questi fossero i numeri, e secondo me potrebbero essere ancora più clamorosi, questo dimostrerebbe come una piccolissima parte dell'opinione pubblica italiana voti ancora per i partiti fortemente europeisti e soprattutto porterebbe a questo scenario in cui nelle elezioni europee in Gran Bretagna, Francia e Italia, cioè in tre dei paesi in assoluto più importanti dell'Unione Europea, forze anti-UE ottengono clamorose vittorie alle urne, ma non basta perché ci sono una serie di altri paesi, il gruppo di Visegrad in particolare, ma non solo, in cui o le forze euroscettiche sono al governo, cioè o i partiti sovranisti sono al governo, oppure vengono previsti in forte crescita, compresa la Germania della cancelliera Merkel, dove Alternative for Deutschland, il partito sovranista e anti-immigrazione della Germania, è dato in forte crescita. Questo significa che il prossimo Parlamento europeo potrebbe essere il più scettico in assoluto sul processo di integrazione dei paesi del vecchio continente e le forze euroscettiche potrebbero andare al potere in diversi paesi, dopo essere almeno in parte andate al potere in Italia. Potrebbero andare al governo di vari altri paesi. Per
dell'Unione Europea, mettendo definitivamente la parola fine all'esperimento, al tentativo di unire in un certo senso i paesi del vecchio continente, ma più che altro di sottometterli ai principi della sovranità dell'economia internazionale, cancellando la sovranità nazionale e quindi la sovranità democratica dei popoli. Il sistema lo sa e quindi farà tutto il possibile per scongiurare una vittoria delle forze sovraniste alle prossime elezioni. C'è da dire però che non la sconfitta delle forze europeiste e l'eventuale trasformazione in senso sovranista delle istituzioni europee non sono di per sé una garanzia di libertà per noi. E questo lo vediamo con un altro fatto di cronaca di questi giorni di cui non si è parlato molto, di cui non si è, soprattutto non si è dibattuto a livello politico, ma che è estremamente importante. Donald Trump, infatti, ha ordinato sostanzialmente all'Italia di applicare delle sanzioni contro l'Iran, di cui l'Italia è il secondo partner commerciale a livello europeo. Gli USA in passato avevano consentito all'Italia un'esenzione rispetto alle sanzioni nei confronti dell'Iran, anche in considerazione degli stretti rapporti commerciali che l'Italia storicamente ha con l'Iran. L'interscambio in particolare riguardo il petrolio è sempre stato molto forte, noi siamo appunto il secondo partner commerciale europeo dell'Iran, ma a questo punto gli Stati Uniti, la Casa Bianca, hanno deciso che era finito il tempo delle esenzioni e quindi anche l'Italia dovrà applicare queste sanzioni e tagliare i rapporti commerciali con l'Iran. Questo dimostra come la nostra, al di là della questione europea, la nostra sovranità è minacciata anche dai rapporti di forza internazionale. L'Europa, che doveva essere un modo per conquistare tutti insieme i paesi europei, un'indipendenza rispetto ai grandi blocchi, agli Stati Uniti, alla Russia, alla Cina, si sia dimostrata invece una forma ulteriore di oppressione dei popoli. Ma non dobbiamo dimenticare, come insegna il caso delle sanzioni all'Iran, che non basterà uscire dall'Unione Europea o riformare l'Unione Europea per riguadagnare la nostra sovranità. È un processo lungo e complesso che presuppone una forma di contrapposizione, un rapporto dialettico con quelle che sono le grandi potenze militari ed economiche che, come è nella natura di ogni potenza, cercheranno di imporci le loro decisioni e i loro interessi. In questo senso è estremamente importante, io credo, agevolare la formazione di un mondo sempre più multipolare, con diversi centri di potere, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, i paesi europei, l'India, in modo che non ci sia un paese che possa dettare l'agenda agli altri, ma ci siano rapporti di collaborazione tra i vari blocchi nell'interesse di ogni singolo stato, di ogni singolo popolo. Quindi l'Italia, in un futuro multipolare in cui esisteranno diversi blocchi di potere che collaborano alla stabilità globale, avrà la possibilità di dire la sua su questioni come quella iraniana, su cui adesso non può farlo in quanto persiste in qualche misura un anacronistico sistema unipolare in cui è Washington che decide per noi, è Washington che stabilisce quali stati sono stati calandria e quali no, ed è Washington a decidere che uno stato come l'Iran, che non ha aggredito nessuno, che non ha scatenato guerre, che non sta occupando nessun altro stato, venga invece trattato come un criminale e gli vengano imposte sanzioni paralizzanti perché si è deciso di cambiare il regime e la politica di quel paese, mentre per esempio l'Arabia Saudita, che è un paese feudale che appoggia il terrorismo, che ha dimostrato in tutte le maniere possibili di essere lontanissimo dai valori democratici e occidentali, è però alleato di Washington e quindi non soltanto possiamo avere rapporti commerciali con Riyadh, ma anzi dobbiamo, e proprio in quest'ultima occasione dall'America è venuta il messaggio che dovremmo sostituire il petrolio iraniano con quello saudita e che i sauditi si offrono di prendere il posto dell'Iran nelle esportazioni del petrolio verso l'Europa.
Insomma, è un periodo molto complesso, è un periodo di cambiamenti molto profondi e molto veloci, all'interno dei quali dobbiamo sempre cercare di capire qual è il nostro interesse nazionale, coniugare il nostro interesse nazionale particolare con l'interesse a creare un mondo più pacifico, più giusto e più collaborativo, dove le varie nazioni, i vari popoli e le varie culture possano collaborare su un livello di parità e non in un rapporto di dominante-dominato. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. Nella descrizione sotto il video troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.